nel 18, il 10, il 19 e il 20 di questo mese, sempre Città della Scienza. Sempre. Tutto il remoto torna a Città della Scienza dopo 3 anni che l'ha visto in piazza per il plebiscito. Ritorna perché abbiamo voluto riportarlo alle origini, là dove è nata nel lontano 1986 per volontà del professor Alessio Estrella. Quindi un momento importante e significativo, e che questo evento serve praticamente a diffondere un po' la diffusione, la cultura scientifica, e ad avvicinare la gente, soprattutto i cittadini normali, gli studenti in particolare, alla diffusione della cultura scientifica. Quindi questa è una manifestazione di grande rilevanza, proprio per le sue finalità, quella di, ripeto, di diffondere la cultura scientifica tra tutti. Tutti devono comprenderla, non partecipando a compiti difficili da seguire, ma partecipando ad eventi che praticamente avvicinano il normale cittadino a quelle che sono le realtà scientifiche del momento, e alle diffusioni e al futuro. Qual è il tema di quest'anno? Rigenerazione. Praticamente rigenerare significa dare un po', rivedere un po' tutto in fase nuova, in fase divulgativa, in fase rinnovativa, dall'ambiente alla scienza pura, ma soprattutto noi insisteremo molto sulla cultura dell'ambiente. Infatti il giorno 9, cioè venerdì, ci sarà un convegno di grande rilevanza al quale parteciperà anche il ministro Costa, che ha dato la sua adesione, e ci verrà volentieri, soprattutto in questo momento particolarissimo che sta investendo il nostro paese. Città della Scienza, ci stiamo sforzando per far uscire dalle secche nelle quali purtroppo negli ultimi mesi è stata. Abbiamo un grande futuro, e siamo fiduciosi perché abbiamo avuto delle adesioni importanti che probabilmente daranno una svolta definitiva a Città della Scienza. Importante perché dovranno contribuire anche economicamente a quella che è questa bellissima realtà che tutto il mondo ci invidia, perché ci sono posti di lavoro da riservare, a parte quella che è la mission di Città della Scienza, importantissima, cioè quella della diffusione della cultura scientifica nel mondo. C'è bisogno anche di lavorare, ci sono posti di lavoro che bisogna assolutamente salvare. Quindi c'è bisogno anche di un contributo economico importantissimo, perché Città della Scienza, con tutta la buona volontà, da sola non riesce al fabbisogno, fa fronte al fabbisogno di cui c'è necessità. Il primo impegno è quello di mostrare come la tecnologia sta di fatto creando nuove professioni e sconvolgendo vecchie abitudini culturali e professionali. Oggi si immagina che di qui a 10 anni il digitale, la tecnologia, cambierà quasi il 50% delle nuove professionalità. Bisogna formarsi oggi per essere pronti a questo nuovo mercato del lavoro che ci attende di qui a breve. La manifestazione ha un format ormai collaudato, in rapporto chiaramente con sia le strutture di ricerca del territorio, sia anche aziende, partner, vari partner. In genere la manifestazione tende a divulgare e a dimostrare come la scienza può essere aperta a tutti, come può essere vicina al territorio, come può essere fruibile anche per le singole persone che non hanno un retaggio e una cultura tipicamente tecnologica e scientifica. Troveranno quindi esperimenti, momenti di diffusione, momenti di gioco, ma anche momenti di riflessione importante sulla tecnologia e sulla scienza. Come si configura Città della Scienza nella prossima, si spera, rivalutazione di tutta l'area? Allora, stiamo lavorando per risolvere il problema della ricostruzione del Science Center, che è ovviamente il problema principale rispetto alla nostra realtà. C'è un dialogo aperto con le istituzioni, sia la regione che il comune, e sicuramente, insomma, appena ci sarà un consolidamento della struttura commissariale avremo un'interlocuzione anche con loro. L'obiettivo è quello di arrivare rapidamente all'attuazione dell'accordo di programma quadro con il governo e con la regione Campania per la realizzazione del nuovo Science Center che sostituisca il museo bruciato, e si spera di poter partire anche al massimo entro i prossimi 12 mesi con le attività di ricostruzione. Grazie.